Jumbo Drillo mi ha dissato. Classic. Quella che vedete è una parotia di Karula, uno degli Black uccelli più Power. interessanti che io abbia mai visto. Cheat la vostra ragazza quando vi presenta l'amico di cui non dovete preoccuparvi. La sua caratteristica più interessante è sicuramente quella della preparazione maniacale che Grazie, sta dietro piccola. alla coreografia che ha Grazie, utilizzato Carlo. per Toccate a buon conquistare la girare. femmina di Karula. E la cosa ancora più assurda è che non solo egli prepara questo Ma ballo, stai questa danza, ma vedendo? addirittura No. prepara il luogo in cui si andrà ad esibire, sia con la manutenzione del terreno su cui poi andrà ad danzare, sia pulendo il trespolo su cui si poseranno le varie femmine No, di non credo Karula mi abbia per poterlo vedere. dissato. E la cosa affascinante di questo ballo è vederlo step by step. Un po' di arruffamenti, poi dei Ma saltelli poi non e credo di infine essere io l'uccello nel video. il balletto che l'ha reso, diciamo, conosciuto a tutto il mondo. Pensate che nonostante i mesi e gli anni di allenamento, moltissimi maschi di parotie di Karula finiscono con non trovare mai una Grazie, femmina, piccola. quindi Assurdo. fondamentalmente morire Belle vergini. ore. Come va? Un Grazie, bacione. Poi ci siamo noi esseri umani. Anzi, ci sono loro. Lying to my face told me she was a friend. Saturday night and you worried again. Keep pulling this shit, you're pushing me close to the edge. You turn me to a psycho. Oppure You qualcuno. make it look like it's magic. I see nobody, nobody but Bella ragazzine e you. ragazzini che si mettono in mostra. Poi ci sono anche ovviamente Oh! gli over 24, 25, che Ci l'importante è provano. mettersi in gioco e farsi vedere, perché la cosa più importante è mettersi in gioco, mostrare il proprio essere, esternarlo. Ecco, in fondo siamo un po' tutte parotie di Karula, sai, mettersi in gioco per anni senza mai trovare una ragazza. Mi ha risvegliato qualche feeling del passato. A parte questo discorso, la cosa che mi affascina di questo uccello, la nervatura sul contorno, la cosa che mi affascina davvero di questo esemplare è proprio il fatto che lui si alleni per anni solamente per mettersi in mostra, solamente per farsi vedere dai suoi simili. E in fondo, cosa abbiamo di diverso da questo uccello del paradiso? La cosa che più ci accomuna Ehi! è questa voglia di farci vedere, è questa voglia di assecondare il nostro ego, essere lì, protagonisti, non della nostra vita, ma della vita altrui. È per questo che siamo parotie di Karula. Anche le persone più insignificanti, anche il me di 6 anni fa, che me ne stavo lì, in classe, no? Nell'ultimo banco, nascosto, così. Disegnavo peni, perché le vagine non sapevo come erano fatte, quindi mi rimaneva solamente. Anche io avevo questo Una desiderio di stare lì al parentesi. centro dell'attenzione. Non avevo il coraggio. Non riuscivo ad alzarmi, a fare il Cosa, pagliaccio. bro? No, dicevo a Giumbone, è facile, è tipo una parentesi. Almeno così ho visto da dei Ah, la video. figa, ok. Ah, ci sta come discorso, ci sta, non credo sia prettamente sbagliato, però che cazzo facciamo No, nella chat, non vita? disegnate delle fighe, per favore. Faccio È cercare un le attenzioni contenuto di maschi e troppo. non ce la facevo. E questo desiderio poi ovviamente l'ho sfogato aprendo un canale YouTube. Ecco, in questo video non voglio analizzare me o molti altri ragazzi o ragazze che probabilmente in questo momento staranno scrivendo nei Grazie, commenti: piccola. no, Giumbo, ma non è vero, io sono una persona Grazie, molto d'azzurra. riservata. Io ho il profilo chiuso su Instagram, quindi, cioè, non sono come dici tu. Sei ancora più malefica perché scegli chi ti posso dire. Se effettivamente sei come dici, che non vuoi metterti in. Però posso dire Anche per i che maschi, eh. spaccano le tipe che non sono ben Grazie, identificate su piccola. Instagram, che gliene frega. Grazie, Mila ogni Ieri. ogni. Mostra, non vuoi farti vedere da altre persone. Perché hai un profilo? È il mio diario, è la mia vita. Metto i miei ricordi. Porca puttana. Fortuna che non sono vostro padre, perché se no avrei fatto sesso con vostra madre. Immaginate io che faccio sesso con vostra madre. Parlando di social, appunto, i social non sono altro che un grosso contenitore delle persone più egocentriche del mondo. Cioè, tutte. È inutile che ci giriamo. Siamo un po' tutti egocentrici, ok? Chi più, chi meno. Ovviamente chi sta da questa parte. Questo è vero, lo sai che mi sono. Cioè, prima lo consideravo in maniera molto diversa Instagram. Ora posso dire che mi sono proprio rotto un po' il cazzo di vedere la vita che fanno gli altri. Devo Più essere che altro, sincero. non so, tu sei in questo mondo da tanti anni di più di me. Però io ti dico, dopo, alla fine, con Paolo, sì, però è più con te, no, che ho iniziato anche a conoscere altre persone così, mi rendo proprio conto di quanto sia. Cioè, c'è proprio uno strato di falsità, ma non in senso di, ah, oh, sono falsi. Cioè, Instagram è un pompaggio di una cosa che non c'è. Ma Tu. tranne io salvo una persona. Nell'Otaver. Ecco, Nellone è uno realistico. È Che vero, però anche lui usa comunque. Instagram per fare solamente le sue gag. Sì, lo prende come un palco. Però Esatto. in generale vale anche per lui la regola del overexposition. Cioè, quando sei lì, ok,
ovviamente cosa fai? C'hai 15 secondi e metti solo le cose. Fate delle storie di cose di merda. Vi è caduto un tarallino per terra? Ma prima era così, ora non è più così. Perché ovviamente è ora che ti seguo per il tarallino, no, ormai. Sei il mio piccolo grande fratello, di cui odio, però allo stesso tempo dico, vabbè, ormai sono qua, guardo le storie di Instagram. Cioè, tutto un far vedere, non far vedere, perché alla fine, cioè, tu lo fai, perché, però è tutto, sono tutti belli, sono tutti che, ah, guarda qua, c'ho questo, c'ho quello, c'ho quello. Fuck this shit, bro. Che palle. Oh, che devi fare? Che devi fare? Devi disinstallare Instagram. Vista da questa parte forse è il più egocentrico. Mi piacerebbe succhiare un cazzo. Ti piace vedere i commenti, no? I complimenti per il tuo nuovo fumetto, i like, l'endorfina che ti scorre nelle vene. Quello ti piace, vero? Quello ti piace. E quando il video va leggermente peggio degli altri? E quando la live non ha abbastanza spettatori? E quando il post su Instagram non ha abbastanza mi piace? Questi sono i veri problemi del primo mondo. Ed è per ovviare questi problemi che sono nate categorie di persone o di personaggi che, diciamo, hanno intrapreso delle strade che sono un pochino criticabili. Premessa, non sto criticando questo tipo di contenuto. Sarei ipocrita a farlo, perché ci passo letteralmente le ore. Non voglio fare il borghesotto con la bandiera LGBT che poi nel tempo libero si va a vedere le red room sul dark web o il deep web. Ecco, ce l'abbiamo un po' tutti, no? Questa roba innata di voler vedere cose anche un pochino trash, anche un pochino becere, dei contenuti semplici. Non so voi, ma io non è che voglio tornare a casa da lavoro, anche perché non lavoro, e vedermi mezz'ora di Nova Lectio che mi parla dei problemi che ci sono in Afghanistan. Non solo quello, mi guardo tutti i video di Nova Lectio, però ogni tanto, no, ci sta anche andare a vedere qualcosa di più leggero, no? Però mi sono reso conto che ultimamente il contenuto leggero che va per la maggiore è il contenuto anche un pochino tossico. Ma prima di continuare il video volevo ringraziare lo sponsor di oggi, ovvero Ancora. Tutti stanno festeggiando, tutti tranne una funzione, la povera è alla X. Allora, preoccupata, it's a classic. Va da lei e le dice alla X, oh no, perché non provi. Ma perché mociano tutti con gli IRL streamer? Io vorrei parlare oggi. Le IRL, probabilmente tra di voi c'è anche qualcuno che non sa di cosa io stia parlando. Le IRL sono una tipologia di live nella quale appunto lo streamer va in giro con un cellulare in mano. Guardami, bello. Questo sono live, io. Nella quale appunto allora lo streamer va in giro con... Guardami. Guarda che maschio alfa, Hank. Holy shit. The real scaccia figa man. Just the boys inside the club and the only fans girl behind a computer. No così real Sigma girls. Che ha un cavo che va nel nulla. No, è il cavo del selfie stick per fare la foto. Se lo premi ti fa la foto automaticamente. Wow. E ti stacca la live. Forte. Ah, non lo so, non l'ho mai fatta. In mano è una cassa che riproduce dei suoni. Al posto di metterti in bocca la pipa dovresti metterti in bocca la patata di quella figa dietro nero. No, mi distosso completamente. Porca troia, che bello. Sono trash, ma divertenti, ok? Sono divertenti. E questa è la premessa. Sono il primo usufruitore delle IRL. Però nel corso del tempo sono piano piano andati a sfociare in qualcosa ha cominciato a bastonare, no, alcuni di loro, finché non è spuntato Donna Lee. Arriva, chiede di nuovo. È un ragazzo che dà fastidio. Cioè, non so come altro. Dà fastidio. Ha compiuto delle azioni fondamentalmente indifendibili. Io sono sicuro che è un bravo ragazzo ed è anche simpatico. E questo mi dà fastidio, perché ne sono sicuro. Andiamo in giro a fare le IRL nei parchi, pieni di margherite con la bandiera LGBT. E diamoci anche un bacio. Basta che non dai più fastidio ai vecchietti sui tram. Il problema delle IRL è che sono nate come qualcosa di totalmente goliardico, simpatico, di interessante. Per poi diventare una gara a chi desse più fastidio, chi fosse più un pericolo pubblico, no? Perché ovviamente il pubblico le cose già viste non le vuole rivedere. Due anni fa le IRL erano molto più tranquille, poi l'anno scorso sempre più un attimo disturbanti, per poi arrivare a Donna Lee, che è l'equivalente di un raudo che ti esplode nella mano. Potente, intrattenente, ma diciamo che non è proprio sano. Sono arrivati in un momento in cui le mie IRL facevano troppi pochi spettatori e io potevo fare il cazzo che mi pareva. Sì, sì, ma tu infatti hai fatto, adesso sei nel... Sì! Infatti il mio discorso era: fortuna che ci sono io, a volte c'era Simone, a volte c'era Paolo, molto poco, a volte c'era Daniele.
facciamo delle cose anche più che sbagliate, però avendo 800 spettatori, 400, 1000. Sì, poi non c'era tanto il fenomeno del freebooting, quindi non è che ci fosse questo eco che poi rimbalzava. No, 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 sì, c'era, li facevo togliere tutti io. Però non era standard, cioè Twitch non lo considerava quasi nessuno, e diceva, ah, ma sì, è un pazzo in culo che fa quella merda. Ok. No, più che altro era veramente, cioè, è ovvio che in un anno di streaming c'è quelle 2 volte che caghi fuori dal vaso, capito? It's real life. È ovvio che finisse così prima o poi. È ovvio perché la gente, per l'appunto, vuole sempre di più. Ed è un peccato perché inizialmente. Ah sì, sempre in Svizzera, sulle testate giornalistiche. Però eravamo tutti alla fine, sì. Cioè, avevamo in fondo, un senso di, e ce l'abbiamo tuttora, un senso di bene. Se uno capiva di aver oltrepassato quella linea lì, molto spesso per sbaglio, si tornava indietro e si chiedeva molte volte scusa, ma non, di solito non facevamo, cioè, boh, eravamo tutti presi bene. Inizialmente, secondo me, erano un format davvero davvero interessante. Quindi questo è il primo caso in cui la fame di fama ha, diciamo, rovinato, secondo me, un format che poteva davvero andare nel verso giusto e che poteva davvero essere interessante, per il pubblico. Mukbang. A proposito di fame, voglio Però, parlare adesso dire del una cosa. secondo tipo di. Sì. Secondo me, ho visto già altri che fanno questa narrazione per cui, ah, la competizione Grazie sfrenata piccola. porta le Grazie piccola. persone ad alzare Salve. sempre di Questo è più il canale che l'asticella. porta Fortnite. Secondo Potrei me avere il suo codice sarà creatore? sicuramente Grazie. una piccola componente. Secondo me non è così. Grazie piccola. Banalmente il mezzo Twitch è diventato molto più famoso e nel pool di popolazione ci sono dei pazzi, più pazzi degli altri, e quelli streamano perché sanno che quella merda funziona. Cioè, non è che se Gona Lee fosse stato il primo Earl streamer sarebbe stato morigerato. Quello è così. E così si comporta davanti alle telecamere. E probabilmente pure non davanti alle telecamere, in modo diverso, ma l'atteggiamento suo è quello. No, oh, io ci ho giocato alla Play 2 ore, non era tranquillo. I don't know. I don't know. Non credo che sia solo una questione di dover alzare l'asticella, è una questione di essere così, perché sono arrivati tanti altri streamer che sono stati meno esagerati o fuori dagli schemi di quelli che c'erano prima. Ognuno fa quello che è. Contenuto nasce come qualcosa di figo, di intrattenente, di amichevole, ma come ogni cosa è andata nella direzione sbagliata. Sto parlando del mukbang, mangiare davanti alla videocamera. Cosa potrebbe Bene, mai andare storto non se ce la oggi faccio a decido mangiare di davanti alla mangiare videocamera un io. panino davanti alla videocamera? Cosa potrebbe andare storto se faccio una challenge in cui ne mangio 5 di panini? Cosa potrebbe andare storto se mi metto a mangiare ingenti quantità di cibo che nemmeno un elefante si mangerebbe? Questo potrebbe andare storto. Questo Ah, potrebbe andare storto. Cody. Proprio questo potrebbe andare storto. Lo conosco. Ma questo Non voglio fare il. è diventato super drama un bel paio di mesi fa. Nicocado Avogado, bravissimo. Nicocado Sì. Avogado. Boomer, ok? Come fa la gente a guardare la gente che mangia? Ma come fa la gente a guardare la gente che mangia? Ma come fate? Cioè, cosa c'è di bello nel vedere una fottuta ragazzina che pesa meno di me inghiottire un tentacolo intero di un polpo? Vabbè, ovviamente ognuno ha i suoi gusti, eh. Guardatele pure che lo mangiano, io le guardo mentre se lo ficcano. Questo tipo di contenuto, che già non apprezzo, ha fatto una brutta fine con Nicocado Avocado. La storia di Nicocado Avocado è forse una delle più interessanti e che necessiterebbe, secondo me, un video intero. Nicocado Avocado è una di quelle storie che fa male. È un bellissimo video che dura anche poco. Ma è angosciante. A me ha messo un'angoscia incredibile nel vederlo. In cui hanno fatto questa animazione di Nicocado. Mangia, 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 mangia davvero tutto. Qualsiasi cosa tocchi si scioglie, si distrugge, si disintegra e arriva a mangiarsi addirittura il braccio. È la metafora perfetta per far vedere quello che effettivamente sta facendo della sua vita. Poi ripeto, Per ragazzi, le io views. sono un tipo di persona che facciamoci i cazzi nostri, viviamo 100 anni. Però non posso non parlare. Cioè, è angosciante, ok? Prima Veramente era angoscia. il tipo, ora è sovrappeso. Prima era fitness, poi per le views ha iniziato a mangiare sempre di più e a mettere anche il dramma dove piange mentre mangia Io l'ho e visto, lo trovo litiga. Io l'ho insopportabile. visto da, non so se da Keemstar o da qualcun altro. Io ho visto qualche drama su 9gag, non so.
Sì, Pensiero che ci siano dovrebbe persone, essere. magari ci saranno persone anche nel futuro. Quello che è un po' accomuna a tutti noi esseri umani e soprattutto, come ho detto all'inizio, le persone che stanno da questa parte. Se io faccio Noise questo, critical. Sì. allora la gente mi guarda. Se io mi preparo questa pista da ballo, se Grazie preparo il piccola. trespolo dalla Ma quale le tu femmine 12 possono mesi guardarmi, cosa può buttati in andare gesso. storto? È tutto di guadagnato. I numeri crescono, la Bravissimo, bro. visibilità cresce, l'apprezzamento che le persone hanno in me cresce, quel numerino che vedi sotto video YouTube, quel numerino che vedi sotto la streaming di Twitch, i pollici salgono. Ma perché Fate i salgono i pollici? pollici! Tutti i pollici in chat! Pollici in chat! Bombardate la chat di Diventerai pollici in su! famosissimo probabilmente. Tutti parleranno di te, ma per che cosa la gente si ricorderà di te? E non lo dico per loro, cioè, ognuno fa quello che vuole, per carità. Magari tu che stai guardando in questo momento pensi, se anch'io faccio delle cose magari immorali contro gli altri o contro me stesso, posso avere successo. Un esempio palpabile, secondo me, sono i trapper che negli ultimi anni, piuttosto che concentrarsi sulla musica, si sono concentrati su fare casino, disturbare la quiete pubblica, per fare notizia, per essere messi sui Nel giornali, per essere marketing. messi ovunque, per far parlare di sé. È davvero così importante far parlare di sé? Angoscia. Questo è quello che provo quando vedo certe... Credo che sia anche un effetto collaterale, nel senso l'immagine quasi vale più della musica o delle altre cose, non lo so, per cui sono comunque operazioni magari di marketing che funzionano, che sono fatte per far parlare di te, per creare il talk about, per continuare a supportare un qualcosa che tu crei. Cose. E l'angoscia si lega benissimo anche alla terza e ultima categoria di cui vorrei parlare oggi. Il gioco d'azzardo. Ho già fatto un Oi, video oi. sul gioco d'azzardo dove appunto dissi che vedendo Omiatol, no, nelle live di un paio d'anni fa, inizio 2020 se non sbaglio, mi era venuta un po' voglia di giocare perché erano siti che inizialmente non conoscevo, poi ho visto, ah, perché non caricare quei 30 euro, quei 100 euro, no? Ammetto che guardando appunto i vari streamer che giocavano... Però se guardi me, di solito mi vedi perdere soldi. Ma infatti a me passava voglia. Un pochino di voglia mi era tornata negli ultimi mesi. Quindi anche qui, niente ipocrisia, ragazzi, non voglio fare il maestrino, ma quello che sto notando, anche da streamer magari un po' più piccoli, è il vedere che il gioco d'azzardo porta visibilità. È come la figa, non so, attira e non sai neanche il motivo. È intrattenente, effettivamente. Però nell'ultimo periodo mi è capitato di parlare con persone, di parlare con ragazzi, a volte anche diciottenni, diciannovenni, ok? Ma guarda, Giumbo, io devo ammetterlo, ho effettivamente speso un patrimonio, ho perso migliaia di euro. Cazzo, angosciante! Mi è presa proprio l'ansia. Sentire determinate storie, determinati ragazzi che Non giocate. mi parlavano di queste cose. E anche qui, non volendo criticare un contenuto, ma volendo pormi una domanda, queste persone, me compreso, avrebbero effettivamente iniziato a giocare se non avessero visto determinati contenuti o se non vedessero quotidianamente contenuti su Twitch riguardanti il gioco d'azzardo? Io sono sempre stato contro al voler responsabilizzare uno streamer piuttosto che uno youtuber per quello che fa. La domanda che faccio a tutti, nessuno escluso, a tutti quelli che decidono di giocare d'azzardo nei vari social network, siete veramente a posto con la coscienza? E se sì, ok, a posto, finito il video. Cioè, va bene. Io mi piaceva giocare al blackjack, cosa devo dire? Mi piaceva anche parlare con le persone, non giocate. Grazie Non piccola. Ciao. credo di essere ludopatico, fortunatamente, grazie Filippo. Eric può confermare, credo. No, è una questione di... Un Ho questa. contenuto easy che alla fine ci si circa diverte, però nello shape, diciamo, del tuo canale è una cosa con un Ragazzi, sono un ritorno. canale per adulti, faccio cose per adulti. Non giocate. Non mi sento. Cioè, io non giocate, lo dico, a parte che sono arrabbiato. Qua di solito quando gioco, perché perdo. Cioè, è la stessa cosa, secondo me, di sbustare su FIFA. Vabbè, non posso dire niente, ragazzi, sono stato il primo. Più che dirvi non giocare, non so cosa dirvi. Non giocate, cioè, usate la vostra testa e basta. E come dico, se vi bevete una birra, non bevete nei 5 prima di mettervi alla guida. Poi è lì. Cosa, cioè. Bene sdoganare il sesso, ok? Fate Ormai un po'... sesso!
Il canale del gioco d'azzardo in Italia, secondo me, era meglio non farlo. Però sì, insomma, streamer di tutta Italia, influencer italiani. Non sono il Papa, quindi non ascoltatemi. Però a volte forse dovremmo capire che la morale viene prima del numerino che leggiamo. E viva gli uccelli, che siano del paradiso o dell'inferno. Vabbè, come dico sempre io, chi non gioca ha già vinto. Io lo faccio Grazie piccolo. per lavoro e Per perché colpa tua mi. non ho più un soldo. Grazie, Kira Baby, per avermi dato il tuo Prime. Visto con Amazon Prime puoi donare, punto esclamativo Prime, puoi sabbarti senza avere un soldo. Abbiamo imparato una lezione che il mondo non è giusto, ragazzi. La testa va usata nel meglio, quindi punto esclamativo Prime per sabbarvi gratis e poi spendere poi tutti gli altri soldi che volete negli spacchettamenti epici selvaggi o in qualche tipo di roba.